Oggi, a passato e presente, parliamo di un particolare momento della vita di Winston Churchill. È il 10 maggio del 1940. L'Europa continentale sta cadendo sotto i colpi delle armate naziste e Churchill viene chiamato alla guida del governo inglese. Re Giorgio VI, il re balbuziente, il padre di Elisabetta, è perplesso, ma Churchill nel giro di un mese dimostrerà di essere all'altezza della situazione e condurrà l'Inghilterra alla vittoria. Di Churchill e il suo re parliamo con il professor Mauro Canali e con i tre giovani storici, Marcello Reggiani, Gregorio Staglianò. Buongiorno. E Guglielmo Motta. Dunque, professore, siamo all'inizio di maggio, il 9 maggio del 1940. Churchill diventa primo ministro in una delle situazioni più incresciose della storia d'Inghilterra. Però il suo re, la puntata si chiama Churchill e il suo re, Giorgio VI, non ha simpatia nei suoi confronti. Com'è questa storia? Non è solo il re a non avere simpatia verso Churchill. C'è un mondo politico e anche l'opinione pubblica inglese che è spaccata sulla figura di Churchill, perché non dimenticano, tutto il mondo della stampa anche, sì, non dimenticano i trascorsi politici di Churchill, che sono molto controversi. Già, perché Churchill ha 66 anni, quindi non è uno, sì, certo, di primo pelo, ha tutta una storia nella Prima Guerra Mondiale, Gallipoli, poi gli anni fra le due guerre, però mi incuriosisce questa antipatia del re, questa antipatia, diffidenza, insomma il re non è molto contento che Churchill diventi primo ministro. Sì, in fondo perché la biografia di Churchill non è lineare. Si pensa a Churchill al vecchio, anzi il giovane Churchill conservatore, il passaggio ai liberali, certo, che erano i nemici, certo, proprio, poi il ritorno ai conservatori, ma su posizioni molto critiche. Insomma, qui stiamo parlando di un personaggio che è veramente indecifrabile per certi versi nella sua capacità appunto di spostarsi, di schieramento, eccetera, sulla base di proprie idee. Quindi il re si trova di fronte a un personaggio sicuramente imprevedibile e sicuramente dal punto di vista, diciamo, di una certa etica politica, un personaggio che in qualche modo sa che farebbe discutere la sua nomina, quindi insomma il re, ecco, lo accoglie. In più c'è da dire che il re adora il rivale di Churchill, il ministro degli esteri, Lord Halifax, gli è più congeniale, è una persona con cui ha più confidenza. Però noi oggi racconteremo una storia d'amore politico, ben inteso, perché alla fine, rivelo il finale, il re si entusiasmerà e innamorerà di Winston Churchill, ma con ordine. Partiamo dal primo capitolo, l'uomo di Stato, Winston Churchill. Bombetta, casco coloniale, berretto militare e sempre immancabile il sigaro. Lo ha scoperto alla fine dell'Ottocento, a Cuba, durante la guerra di indipendenza contro la Spagna. Winston Churchill nasce nel 1874 in una famiglia aristocratica. Padre parlamentare conservatore, madre americana, il giovane Churchill si arruola nell'esercito. Combatte in India, si accredita come corrispondente di guerra in Sudan e nella seconda guerra boera. Fatto prigioniero, riesce a fuggire, nonostante ci sia una taglia di 25 sterline sulla sua testa. Episodio che racconta in un dispaccio e che lo rende famoso. 1900. Entra in Parlamento come conservatore. Qualche anno dopo viene nominato sottosegretario per le colonie. 1908. Sposa Clementine, che gli darà 5 figli.
diventa ministro del commercio, poi dell'interno. Quindi dal 1911 al 1915 è primo lord dell'ammiragliato. Come capo della marina militare sostituisce il carbone per le navi con il petrolio. 1915. Lo sbarco di Gallipoli, che aveva lo scopo di sbaragliare le truppe turche e permettere ai soldati britannici di raggiungere Costantinopoli e di unirsi all'esercito russo, fallisce. Alle soglie dei 40 anni, Churchill è costretto a dimettersi. È convinto di essere finito. Invece, di lì a poco, Lloyd George lo nomina ministro degli approvvigionamenti e poi ministro della guerra. Dopo una parentesi politica con i liberali, Churchill si riavvicina ai conservatori e dal 1924 al 1929 è cancelliere dello scacchiere nel governo Baldwin. Negli anni 30 rimane in Parlamento senza incarichi di governo. È un sostenitore del riarmo ed è convinto che la Germania vada costantemente controllata, ma ha anche il merito di importanti riforme sociali, come l'istituzione del salario minimo e della giornata di 8 ore per i minatori. 3 settembre 1939. La Gran Bretagna dichiara guerra alla Germania. Churchill viene nuovamente nominato primo lord dell'ammiragliato dal conservatore Neville Chamberlain e viene chiamato a far parte del gabinetto di guerra. Lo dicevamo prima con il professor Canali, una biografia bella, lunga e complicata. Guglielmo Motta, Gallipoli, 1915, un disastro militare avrebbe stroncato la vita, la carriera politica militare di chiunque. Sì, effettivamente la carriera politica di Churchill si può leggere attraverso la capacità di superare numerosi momenti di crisi. Uno di questi è proprio la campagna di Gallipoli durante la Prima Guerra Mondiale. Il tentativo delle truppe anglo-francesi di sbarcare sul territorio ottomano si riduce in un sostanziale fallimento. Nonostante questo, la grande capacità politica di Churchill lo porta... Come fa? Qual è il suo segreto? È la sua grande oratoria. I suoi trucchi sono sostanzialmente questi. Un altro collegamento che si può fare è con Dunkirk, nella Seconda Guerra Mondiale, nel maggio del 40. Di cui ci occuperemo adesso, che lui riesce con l'uso sapiente della parola, della persuasione, è questo? Churchill è prima un militare che un politico e questo probabilmente gli dà anche più possibilità di capire anche quali sono le esigenze e le aspettative anche degli interessi britannici dal punto di vista militare, cosa che probabilmente gli illumina anche lo sguardo sulle mire espansionistiche tedesche che lui da subito interpreta in modo negativo. Lo intuisce da militare. Professore, è quindi, secondo loro, è la grande capacità intellettuale e di persuasione che salva Churchill da quello che per chiunque altro sarebbe stato un naufragio definitivo. Sì, lui non c'è dubbio che è uno dei più grandi oratori del Novecento, insomma. Ma non è solo quello. Perché lui nel frattempo ha stabilito una serie di contatti, di fortissime alleanze. Ecco, quali sono i contatti giusti? Ma in realtà lui è soprattutto avversato dai conservatori, sì. Perché nel momento stesso che esce dal mondo dei conservatori, dal mondo politico, ma pensate un momento, si alza dallo schieramento in Parlamento, sì, sì, dei conservatori, con una certa teatralità. Anche con una certa teatralità, e si va a sedere tra i liberali. Nel momento stesso che avviene questo, il mondo conservatore gli dichiara guerra. In effetti lui viene buttato fuori dal governo Asquith, perché è il momento in cui il governo Asquith, governo liberale, chiede ai conservatori la grande coalizione di entrare nel proprio governo. A questo punto i conservatori dicono, noi okay, accettiamo ma fuori Churchill. La forza qual è? Che nel momento stesso che Asquith abbandona, e subentra Lloyd George è l'uomo con cui lui ha stabilito una fortissima alleanza da prima e una... quindi Lloyd George decide di sfidare i conservatori e dice io me lo riprendo e lo uso perché ha una grande capacità organizzativa, infatti lo chiama agli approvvigionamenti. Utile ricostruzione quella del professor Canali per capire uno dei segreti della storia del Novecento. Churchill deve le sue fortune alla capacità di navigazione, a queste alleanze, ma anche a uno
che si mette in scontro sia con i conservatori che con i laburisti, per cui naviga anche per questa sua virtù, perché sceglie una posizione terza, intermedia, e quindi può bordeggiare tutte e due, e al momento opportuno i due grandi colossi sono costretti a rivalutarlo. Gregorio Staglianò. Un'altra caratteristica di Churchill è senza dubbio la lungimiranza. Lui per primo capisce, dopo la conferenza di Monaco, che la Germania va fermata. È un fortissimo oppositore della politica di appeasement che aveva caratterizzato fino a quel momento sia la politica inglese ma anche quella francese. Lui prima di altri si rende conto che il continente è sull'orlo del baratro. Alcuni biografi dicono che però in una prima fase lui aveva simpatie manifeste per Mussolini, ma anche Hitler, non che apprezzasse la Germania di Hitler, però la capacità di comando, l'essere Führer, insomma non è violento contro Hitler in una prima fase. Poi dopo Monaco, come ci ricordava adesso Gregorio Staglianò, lì l'ostilità diventa esplicita. Beh, diciamo che se questi storici hanno scritto questo, e lo hanno scritto, sono gli storici un po' revisionisti, sì. Anche in Inghilterra ci sono i revisionisti, perché i suoi biografi parlano tutti di una antipatia da quando Hitler, addirittura quando ancora non ha preso il potere, e dalle elezioni che precedono poi l'avvento al potere di Hitler, lui capisce che il nazismo è un pericolo fortissimo per il continente europeo. Quindi da lì comincia la sua battaglia. Certo, poi mano a mano che i ceti dirigenti conservatori inglesi, come dire, dimostrano sempre più questa volontà di pacificazione con la Germania, di riavvicinamento alla Germania, che lui considera pericolosissimo, è chiaro che si accentuano i suoi toni anti-hitleriani e anti-tedeschi, al punto che Hitler è preoccupatissimo che Churchill possa andare al governo. C'è una confidenza che Goering fa all'ambasciatore inglese a Berlino, prima della guerra, in cui dice: ma la vera preoccupazione di Hitler è che ci sia la crisi Chamberlain e che venga sostituito da Hitler. Ricordi il titolo della nostra puntata, Churchill e il suo re. Il re era ostile alla Germania nazista o era tutto sommato per un compromesso? Noi sappiamo che adorava Halifax, il ministro degli esteri, che era un uomo dell'appeasement. Sappiamo che suo fratello era quasi dichiaratamente filo tedesco. Quindi lascio a lei trarre le conclusioni. Sì, non c'è dubbio che il re teme la guerra, teme la macchina bellica tedesca, ha paura poi che l'Inghilterra venga a trovarsi in questa... È questo il punto. Quindi è chiaro che si muove... Tentenna, può dire che tentenna. E allora entriamo nel secondo capitolo, 1940, è il momento in cui Churchill diventa primo ministro. La guerra è cominciata il 1° settembre 1939 e per gli alleati dell'Inghilterra, per la stessa Inghilterra, si è messa male. Aprile 1940. In pochissimo tempo i tedeschi prendono Oslo e occupano la Danimarca. Il piano della Gran Bretagna di minare le acque norvegesi non è stato messo in pratica. L'insuccesso in Norvegia crea un clima crescente di rabbia e di sfiducia nei confronti del primo ministro Chamberlain, anche se Churchill lo difende. La situazione precipita poco dopo. 10 maggio, nelle prime ore del mattino, comincia l'offensiva tedesca sul fronte occidentale, che in poco meno di un mese vedrà la vittoria schiacciante delle truppe naziste in Olanda, Belgio e Francia. Chamberlain, conservatore, incassa l'ostilità di diversi deputati del suo stesso partito. È gravemente malato, ma non ha intenzione di dimettersi. Punta tutto su un governo di coalizione con i laburisti. Ma Clement Attlee, capo dell'opposizione, fa sapere di essere disposto a collaborare solo a condizione che ci sia un nuovo primo ministro.
Chamberlain lascia allora Downing Street e si reca a Buckingham Palace per rassegnare le dimissioni. Il prescelto alla successione sembra essere il ministro degli esteri, Lord Halifax, che però esita. Churchill non sembra il candidato ideale. Ha 65 anni, qualche errore alle spalle, divide i conservatori e ha la fama di essere un uomo stravagante. Ciò nonostante, il re lo convoca a Buckingham Palace. Churchill realizza l'ambizione di una vita intera: diventare primo ministro del Regno Unito. Guglielmo Motta, perché viene scelto Churchill? Dunque, interessante il fatto per cui viene scelto Churchill per questo ruolo, proprio alla luce delle cose che avevamo detto prima, sì, della stravaganza della sua vita e della sua particolarità di questa carriera con molti insuccessi. Da un lato c'è sicuramente il suo grande peso politico, la sua oratoria, la sua saggezza. L'elemento centrale però è sicuramente il fatto che il suo ruolo è ben visto dai laburisti, da quel partito di Clement Attlee che appunto accetta di entrare a far parte del governo solamente se il primo ministro è Churchill, quindi non è più... Vede, professore, ammettersi contro i laburisti e i conservatori nello stesso tempo finisce che si viene scelti da uno dei due in contrapposizione all'altro. Il classico battitore libero, Churchill, ma se lo può permettere perché lo spessore politico suo gli consente di dialogare con credibilità rispetto a questi due schieramenti. Ma quando adesso faccio una parentesi, sì, quando ci sono due colossi nella politica, da storico, da studioso di storia, lo consiglia, se uno ha la statura adeguata, il ruolo del battitore libero? Sì, ma devono essere delle personalità molto spiccate. E bisogna credere in se stessi. Moltissimo. E poi, diciamo, avere amicizie in tutti e due i blocchi, come era il caso di Churchill. Churchill aveva stabilito tutta una serie di legami fortissimi. E quando io mi permetto un po' di dissentire da un passaggio del... Lei è liberissimo. Quando dice, insomma, che lui nel momento della crisi di Chamberlain spende delle parole per Chamberlain stesso. Sì. Diciamo che erano parole, diciamo, di circostanza. Di circostanza. Quindi lui Chamberlain non lo stima e lo terrà sempre lontano, poi morirà subito dopo. Quindi non c'era pronto Lord Halifax, che era il braccio destro di Chamberlain, perché non ci mandano Lord Halifax? I laburisti lo avrebbero accettato, bastava che non fosse Chamberlain, probabilmente avrebbero accettato anche Lord Halifax. Che cos'è che crea quell'impedimento? No, ci sono, non avrebbero accettato perché c'è un dibattito violento addirittura nel Parlamento inglese. C'è un dirigente laburista che si alza e a Chamberlain dice andatevene, lo invita vattene, dice, e fa il famoso anatema di Cromwell. Importantissimo, andatevene significa vattene o andatevene tutti quanti? Beh, il gruppo dirigente dell'appeasement, e quello quindi, legale. Quindi in questo senso è anche contro anche Lord Halifax. Però Lord Halifax, Churchill lo tiene come ministro degli esteri. Sì, lo tiene come ministro degli esteri, ma questo è un suo modo di procedere. In realtà, siccome poi è un accentratore, lui, come dire, in qualche modo poi gestisce il governo in una maniera, e anche diciamo, il ministro degli esteri è lui, il governo sì, è tutto sì, lui. Poi soprattutto il momento come questo della guerra è tutto, è chiaro che il ministro degli esteri non è che può essere, diciamo, non può avere una politica disgiunta dagli obiettivi. Perfetto. Del primo ministro. Ma siccome i libri di storia hanno dimostrato che poi per tutto il mese di maggio, siamo nel maggio del 1940, Lord Halifax in compagnia dei Chamberlain continuò a cospirare contro Churchill, perché qual era il loro disegno? Di mollargli il governo mentre Hitler invadeva la Norvegia e poi il resto d'Europa, lasciare che l'Europa capitolasse e poi uscirsene con una mediazione di Benito Mussolini e dire ormai la guerra purtroppo è persa in Europa, noi non l'abbiamo ancora persa, ma c'è qui pronto una mediazione di Benito Mussolini e uscirsene dalla guerra. Questo
lasciare quindi a Churchill di caricarsi la sconfitta dell'Europa e poi loro presentarsi come gli uomini della pace. Mi scusi se però Churchill intelligentemente manda la famosa lettera a Mussolini. Aspetti, quello la vediamo fra un attimo. Intanto la parola a Gregorio Staglianò. Sulla falsa riga delle parole del professore, è il momento più buio della guerra, forse il più disastroso, anche siamo in un momento in cui la Germania nazista ha fagocitato i Paesi Bassi, il Belgio è arrivata in Francia, quindi Churchill si trova in una situazione molto delicata e credo sia importante sottolineare il fatto di come l'Inghilterra, sebbene la storia ci abbia consegnato l'immagine di un paese baluardo della lotta al nazismo, abbia avuto dei tentennamenti proprio nel gabinetto di guerra, proprio con Halifax che tenta la mediazione. Guardi, lei l'ha definito il momento più buio, quasi con le stesse parole, l'ora più buia, è uscito, non so se vi è capitato di vederlo, un film, e questo che si chiama L'ora più buia, e che con Gary Oldman che fa Churchill, e c'è lì un momento dell'incontro fra Churchill e il suo re. Vediamone uno spezzone. Io immagino che dovremo incontrarci regolarmente. Una volta a settimana, temo, come... Che ne direbbe del lunedì? Farò in modo di essere disponibile il lunedì. Alle 4? Io dormo il pomeriggio. E può permetterselo? No, ma è necessario. Lavoro di notte. Si può fare a pranzo, allora. A pranzo? Il lunedì. Vostra maestà... Primo ministro. Questo Marcello Reggiani è ben descritto in pochi secondi la diffidenza, il gelo che c'era fra Churchill e il suo re. Sì, tra l'altro è interessante riflettere su, diciamo, anche un po' i corsi e ricorsi della storia. Il re non era tra l'altro in linea di successione diretta, ma quello che doveva subentrare al potere era il fratello, che però abdica, e quindi Giorgio VI si trova di fatto a dover gestire un regno che lui non si aspettava neanche di dover gestire, appunto abbiamo detto di Churchill come fosse tutt'altro che scontato che lui riuscisse ad arrivare ai vertici della politica inglese. Professore, effettivamente sono due personaggi che per una strana congiunzione astrale si trovano lì in quel momento che è il momento più drammatico nella storia dell'Inghilterra. L'ora più buia. In effetti l'ora più buia poi durerà un pochino. Questo è il momento, diciamo, più critico. Poi ci sarà la battaglia d'Inghilterra e quindi diciamo che l'ora più buia inglese la possiamo estendere fino alla metà di settembre del 40, quando terminano i bombardamenti a tappeto sulle città inglesi e Churchill si rende conto che la sua aviazione ha respinto il primo assalto, quindi lui ha più fiato, più ossigeno. Ma certo che in questo momento il re, da come si vede anche nel film, diciamo, accoglie con ostilità. E mi dica adesso, svegliamo la fine di questa storia d'amore di cui ho parlato all'inizio, come farà Churchill a far cambiare idea in modo radicale a Giorgio VI? Beh, c'è un momento molto importante, quando è soprattutto legato al discorso della resistenza oltranza che lui ha intenzione di fare nei confronti del nazismo. È uno dei più grandi discorsi di Churchill. Lui dirà, indirizzandolo a Hitler il discorso, noi resisteremo sempre, combatteremo sulle spiagge, nelle strade, nei paesi, e se anche voi foste in grado di passare la manica e di venirci a invadere, noi andremo nel nuovo mondo colonie. E da lì continueremo a combattere. Perché non dimentichiamolo, l'Inghilterra aveva un vasto impero, per cui anche se Hitler, certo sarebbe stata una pugnalata esiziale, ma non definitiva. Perché, questo lascia capire Churchill nel discorso di cui ha parlato il professor Canali, dice, ah sì, voi entrate, noi andremo in India, andremo da qualche parte del nostro impero e continueremo a darvi una battaglia fino all'ultimo giorno, all'ultimo lembo di terra. Quello è un discorso che effettivamente... di altissimo profilo, e poi convince il re anche che quello è l'uomo giusto in quel momento. E adesso entriamo, è il momento di entrare nel terzo capitolo della nostra storia,
1943-1945 l'Inghilterra si riprende e arriviamo al momento del difficile passaggio dalla guerra alla pace. Fino al 1943 è Churchill a dettare la linea agli americani su quale condotta adottare durante la guerra. Ma con la conferenza di Teheran alla fine del 1943 cambia tutto. Per la prima volta i tre grandi, Stalin, Roosevelt e Churchill, si riuniscono per mettere a punto lo sbarco in Normandia. È subito chiaro che a contare meno ora è l'Inghilterra. Cosa che emerge in modo ancora più evidente durante la conferenza di Yalta del febbraio 1945, nella quale viene tracciato l'assetto post-bellico dell'Europa, divisa in sfere di influenza. 1945. Dopo la resa incondizionata del Terzo Reich, l'8 maggio viene dichiarato VE Day, giorno della vittoria in Europa. In una Londra festante, Churchill si reca a pranzo dal re e poco dopo si affaccia con la famiglia reale al balcone di Buckingham Palace. Si affaccia nuovamente dal Ministero della Salute a Parliament Street, mostrando le dita in segno di vittoria, il gesto che lo ha reso famoso. This is your victory. Victory of the cause of freedom in every land. In all our long history, we have never seen a greater day than this. È un'onda incontenibile di gioia e di libertà quella che si diffonde in tutta Londra e in tutta l'Inghilterra. Non lascia certo presagire che due settimane dopo, sotto la pressione dei laburisti, Churchill si dimetterà per formare un governo di coalizione su invito del re. E due mesi dopo perderà incredibilmente le elezioni, mentre è in corso la conferenza di Potsdam per discutere il futuro della Germania, ridisegnare i confini ed elaborare i trattati di pace. Ancora una volta, a Churchill sembra di aver perso tutto. Conserva però per sé il ruolo di capo dell'opposizione. Mentre il 26 luglio 1945 gli subentra Attlee. March 1946. Mentre è in visita negli Stati Uniti, Winston Churchill tiene un discorso in un college di Fulton, nel Missouri, destinato a rimanere celebre. Quello sulla cortina di ferro, che segna l'inizio della guerra fredda. Da Stettino nel Baltico, a Trieste nell'Adriatico, una cortina di ferro è scesa attraverso il continente. Dietro quella linea giacciono tutte le capitali dei vecchi stati dell'Europa centrale e orientale. Varsavia, Berlino, Praga, Vienna, Budapest, Belgrado, Bucarest e Sofia. Tutte queste famose città e le popolazioni attorno ad esse giacciono in quella che devo chiamare sfera sovietica. 1951. Churchill si rimette in gioco. A 76 anni affronta una nuova campagna elettorale e, dopo la vittoria dei conservatori, viene nuovamente nominato primo ministro. Ecco un grande insegnamento della storia della Gran Bretagna nel Novecento. Winston Churchill, che ancora oggi viene considerato uno dei principali personaggi della storia del Novecento stesso, un protagonista, forse il più grande protagonista almeno in Europa, appena ha vinto la guerra si presenta alle elezioni, viene battuto e cede il posto. Tutti rimangono scossi, ma è un fatto importantissimo. Il sistema funziona e si rispetta, e gli inglesi sono grati a Churchill, però il sistema va avanti. Ecco cos'è la democrazia inglese. Io credo che la spiegazione si possa trovare nel suo discorso di Fulton, cioè l'anticomunismo. Perché, professore? L'anticomunismo, sì.
Churchill, a differenza di Roosevelt, ha verso Stalin un atteggiamento di enorme diffidenza, anche se poi ci ha abbastanza, come dire, costruito le sue alleanze con Stalin, eccetera, e considera il mondo sovietico la nuova minaccia. Si può dire che Churchill sfida nuovamente l'Occidente dicendo: ragazzi, voi vi siete sbagliati a fare l'appeasement con Hitler, state attenti adesso a non rifare questo stesso errore con Stalin. E riprende la posizione che aveva avuto contro Hitler, la riprende contro Stalin. Guglielmo Motta. Sì, in questo caso bisogna sottolineare ancora la grande capacità politica di Churchill, che riesce a capire quando, che cosa sta succedendo nel mondo. Rappresenta in qualche modo il canto del cigno dell'impero britannico. Prima si parlava di India, di impero, ed effettivamente questa è la situazione. Negli ultimi anni di guerra, tra il 1943 e il 1945, si susseguono una serie di conferenze. Prima c'è Teheran, poi c'è Yalta, poi c'è Potsdam, in cui si stabilisce un nuovo ordine mondiale. Da qui nascerà quella che ma poi... qual è l'evoluzione, lo chiedo al professore, fra una conferenza e l'altra, limitatamente a Churchill? Se dobbiamo vedere fra il 43 e il 45, Churchill che evoluzione ha nel rapporto con i grandi? Diventa sempre più diffidente nei confronti di Stalin? Diventa più diffidente perché capisce che Stalin ha delle mire espansionistiche. Ma scusi, Roosevelt che è stupido, non lo capisce? No, Roosevelt non è affatto stupido, ma in realtà lui... Churchill si rende conto che il primo a dover fare i conti col mondo sovietico è lui in Europa, diciamo. Quindi è il, come dire, è l'avversario diretto in quel momento, quello che dovrà fronteggiare. Ma non è solo questo. Lui, tra l'altro, nell'avvicinarsi alla fine della guerra, lui capisce che sta assumendo sempre più una posizione da comprimario. Viene sempre più, come dire, in qualche modo emarginato. Emarginato sempre, chiaramente tenendo conto il fatto che si tratta di una potenza che comunque ha contribuito a vincere, però l'ingresso degli Stati Uniti, questa enorme potenza economica, è tutto... Rischiano di schiacciare. Sì. Però si può dire che la sua impronta, anzi, secondo me si deve dire che la sua impronta è netta, e dopo la morte di Roosevelt gli Stati Uniti saranno quel gigante che lei ha appena descritto, perché quello è inevitabile, ma non con la politica di Roosevelt, bensì con la politica di Churchill, perché la comprensione della minaccia sovietica, tra l'altro Churchill ce l'ha anche per come i sovietici si comportano con la Polonia, non dimentichiamoci che l'Inghilterra è entrata in guerra per difendere la Polonia, l'Unione Sovietica ha invaso la Polonia nel settembre del 39 E insieme ai nazisti, 15 giorni dopo i nazisti, e poi alla fine della guerra la Polonia finisce in un regime autoritario in mano all'Unione Sovietica, e questa è una cosa che a Churchill, che ha ospitato a Londra il governo polacco in esilio, non credo che piaccia tanto. No, assolutamente, ma infatti il problema vero, tra l'altro bisogna aggiungere anche un altro protagonista della storia inaspettato, che è la bomba atomica, che esaspera i rapporti. Certo, quella, diciamo, è decisiva. Decisiva, perché a un certo momento ci si rende conto che gli Stati Uniti hanno in mano un'arma però che poteva capovolgere. È decisiva anche per la cosa che lei diceva prima, perché il possesso del bottone pigiando il quale si schianta l'atomica definisce in modo definitivo, scusate il bisticcio, che adesso il bastone del comando ce l'hanno gli Stati Uniti. Certo. Quindi. Ma vediamo in un filmato gli ultimi anni di Winston Churchill. 1952. Muore re Giorgio VI. Elisabetta gli succede al trono e nel giugno 1953 è incoronata regina. Il 1953 è un anno decisivo per Churchill. Per volere della regina viene insignito dell'ordine della giarrettiera e riceve inoltre il premio Nobel per la letteratura. Ma il suo cuore comincia ad accusare i primi colpi. 1955. Minato nel fisico, Churchill si prepara a lasciare l'incarico. Lui e sua moglie invitano la regina Elisabetta e il principe Filippo per una cena di commiato a Downing Street. Il giorno dopo, Churchill si reca a Buckingham Palace per presentare le dimissioni. La regina gli offre il titolo di duca,
ma Churchill preferisce rimanere alla Camera dei Comuni, dove in effetti resta come parlamentare fino al 1964. 1965. Colpito da un ictus, muore a 90 anni. La regina gli concede l'onore dei funerali di Stato, onore che non viene concesso ad un commoner da oltre un secolo. Per incoraggiarlo, nei giorni difficili delle dimissioni, il figlio di Churchill, Randolph, gli aveva scritto: «Il potere passa e svanisce. Resta solo la gloria. La tua risplenderà nei secoli». Marcello Reggiani, secondo lei cos'è che consacra Churchill come un gigante del Novecento? Beh, sicuramente il premio Nobel per la letteratura, che tra l'altro lui vince con... Acuta risposta, c'ha ragione. Che vince con un'opera di storia, tra l'altro. Perché effettivamente l'uso della parola, saper scrivere, saper persuadere con argomenti e con l'efficacia delle esposizioni... E questa è la marcia in più che ha Churchill, perché può uno sbagliare una mossa militare, un calcolo politico, ma alla fine è vincente per questa grande personalità. Lei è d'accordo con Marcello Reggiani? Sì, non c'è dubbio che l'oratoria, spesso anche venata di retorica, diciamo, è una delle armi più potenti di Churchill. Abbiamo visto nel documentario quando si affaccia dal balcone il giorno della vittoria e lì c'è il popolo inglese che accorre, non ci sono distinzioni, niente. Il problema per Churchill che si pone, a mio avviso, è un problema addirittura di equilibri politici in quel momento, anche quando nel momento della sconfitta, che è costretta ad allontanarsi e poi torna, eccetera. Questo ha ragione, mi ha aperto, nel senso che Churchill è un gigante nei vari momenti della sconfitta, un grande della storia è uno, perché sa, vincere sempre, poi un giorno perdi e cadi, ma i grandi della storia come Napoleone sono quelli che sono sconfitti e si rialzano, e lì una statura intellettuale, e per questo sono molto d'accordo con Marcello Reggiani, una statura intellettuale, quella per cui riceve un Nobel, che non è come i Nobel per la pace, è un Nobel per la letteratura, e quindi quello lo consacra. Per la seconda, lui fa la storia della Seconda Guerra Mondiale, che anche oggi, dal punto di vista della validità storica, anche oggi è una delle fonti principali, perché lui racconta questo sviluppo di cui è stato protagonista, lo racconta non solo a un'oratoria, ma la penna, proprio a una penna. È molto spiritoso, vero? Lui ha una forma di humor molto particolare. Professore, è ovvio che allora è implicito in quello che ha detto un suggerimento, che lei come prima cosa ci suggerirà di leggere le opere. C'è qualcosa in più che si può leggere, ci può lasciare? Sì, indubbiamente il suo biografo è Martin Gilbert, che ha scritto di tutto, di lui, diciamo, dobbiamo a lui, diciamo, una rappresentazione di Churchill politica e umana. Poi c'è questo ultimo libro che è uscito di McCartan, che L'ora più buia, che è diciamo circoscritto a quel periodo, ma è molto maggio intenso, del 1940. Ma è molto intenso. E poi appunto la storia della Seconda Guerra Mondiale. Leggete Churchill, grazie, un grazie particolare al professor Mauro Canali e un grazie particolare questa volta anche a voi, Marcello Reggiani, Gregorio Staglianò e Guglielmo Motta, per passare alle conclusioni. Mauro Canali ci ha accennato al ruolo che ebbe Neville Chamberlain nella vicenda di Churchill in quel maggio del 1940. Chi era Chamberlain? Semplice, era stato il predecessore di Churchill alla guida dell'Inghilterra fra il maggio del 37 e il maggio appunto del 40. La partita fra i due si era giocata nel settembre del 1938 alla conferenza di Monaco, quando l'Inghilterra decise di fare le ultime concessioni a Hitler in nome del salvataggio della pace. Beh, fu in quell'occasione che Churchill fulminò il suo predecessore con una frase che è passata ai libri di storia. Caro Chamberlain, gli disse,
Potevate scegliere tra l'onore e la guerra. Avete scelto il disonore e avrete la guerra.